Buonasera, grazie di essere qui. Sono troppe, noi abbiamo solo 5 stelle, queste saranno almeno 10. Allora, io ho girato diversi comuni dove siamo al ballottaggio in comuni come Modena, dove da 69 anni non succedeva, quindi non c'era mai stato un ballottaggio. A Livorno la stessa cosa. Ci sono delle persone normalissime come Cozzolino qui, che sono cittadini che provano ad entrare nelle istituzioni e a fare quello che farebbe chiunque di voi. Guardate, io stasera potrei venire a speculare sui problemi di questa città e tutto quello che hanno combinato i politici negli ultimi 20 anni. Io lo so, siamo pieni di rancore verso quella classe politica. Ci hanno tolto tutto, il lavoro, hanno permesso le delocalizzazioni, ci hanno inquinato l'ambiente. Io vengo dalla Campania, da una zona che si chiama Triangolo della Morte, nella Terra dei Fuochi, ma voi non state meglio. Io sono di Pomigliano d'Arco, ma voi non state meglio, conoscete bene il fenomeno della Terra dei Fuochi e tutto quello che hanno combinato sulle nostre terre. Ma noi stasera, e credo che nei prossimi giorni lo dovremo fare fino all'8 e anche dopo, dobbiamo provare a mettere un attimo da parte quel rancore. Lo dobbiamo mettere da parte, dobbiamo cominciare a concentrarci sulla nostra idea di città, sulla nostra idea di paese. Alle ultime elezioni europee, oltre il 15% degli elettori ha deciso chi votare nelle 72 ore prima delle elezioni. Noi non dobbiamo ambire a convincere quegli elettori a 72 ore dalle elezioni. Noi dobbiamo ambire a creare nei cittadini un'idea di paese a cui lavorare 365 giorni l'anno, con un piccolo contributo che ognuno di noi deve mettere in questo progetto, che non è il progetto del Movimento 5 Stelle. Io non sono uno di quelli che pensa che il Movimento 5 Stelle sia superiore. Io non vi sto presentando un candidato sindaco superiore. Io vi sto dicendo che qui ci sono consiglieri regionali, parlamentari, candidati che rispettano le regole che si sono dati. Quando siamo nati ci siamo guardati indietro e abbiamo visto una classe politica devastata. Ci siamo dati delle regole per non diventare come loro, consapevoli che l'animo umano è corruttibile. E quando siamo venuti nelle piazze a dirvi che si poteva fare politica senza soldi, noi poi abbiamo fatto politica senza soldi. Io da vicepresidente della Camera dovrei guadagnare quasi 18.000 euro netti al mese, alzi la mano chissà che cosa sono, neanche in un anno, c'è gente che neanche in un anno li guadagna, ma io se guadagnassi tutti quei soldi non saprei quali sono i vostri problemi, me li dimenticherei, ed è quello che abbiamo cercato di fare, non diventare come loro. E quindi qual è la nostra idea di paese? È l'idea di paese che avevate tutti. Noi siamo quel popolo che è stato per 20 anni davanti ai TG a sentire persone che ci dicevano che le cose andavano male e c'erano dei problemi insormontabili, e ognuno di noi aveva in mente la sua idea per risolvere quel problema, che era sempre la più semplice, e ci chiedevamo: ma perché scelgono sempre la strada più dispendiosa, che moltiplica i problemi e moltiplica quindi i soldi da spendere per risolvere quel problema? Noi siamo quel popolo lì, e io oggi non vi sto venendo a dire, come diceva Manlio, non ci dovete votare l'8 giugno e scomparire. Voi dovete votare l'8 giugno per iniziare a realizzare un'idea di città. E che cos'è un'idea di città per noi? Quando leggete il nostro programma, leggete sempre parole come ambiente, acqua, mobilità. Che cosa sono quelle? Sono lavoro in una città. Andate a vedere, prima avete sentito il sindaco di Pomezia, ma io sono orgoglioso dei nostri sindaci. A Ragusa abbiamo un sindaco che riduce il debito pubblico, fa utili e li mette in dei bandi per far fare ai disoccupati della sua città lavori pubblici, aiuole, piazze. Non servono SPA per fare lavori pubblici, bastano persone di quella città. A cosa serve un sindaco se non a dare lavoro ai suoi concittadini con i soldi pubblici che ha, utilizzando dei bandi trasparenti? A cosa serve un sindaco se no? Ci dicono sempre che non si trovano i soldi, che non ci sono i soldi. Andate a Mira, in provincia di Venezia, abbiamo un sindaco, Alvise Maniero, che governa una media città.
È stato eletto con 400 voti di scarto dal PD. Il PD non gli aveva lasciato nulla nelle casse comunali, ma lui sapeva che doveva onorare il programma che aveva presentato ai cittadini. E io me lo ricordo, mi disse: io ho un programma, ho 5 anni e lo devo realizzare. E si è inventato quello che ognuno di voi si inventa a casa sua quando non quadrano i bilanci e trovano un modo per fare un lavoretto, per sbarcare il lunario. Andò a Venezia, a 10 chilometri dal suo comune, parlò col rettore dell'università di Venezia e gli disse: guardate, io sto a 10 chilometri da voi, voi avete delle catapecchie in cui fate lezione, mandate nella mia città il vostro master in cui insegnate agli studenti i bandi europei. Loro vengono da me a fare lezione, io gli pago tutto, acqua, luce, una struttura comunale che non mi serve. Loro mi devono fare i progetti per accedere ai bandi. Ebbene, il nostro sindaco in un anno ha messo insieme 500.000 euro di fondi europei che investe nel turismo e dà lavoro ai giovani della sua città. Un ragazzo di 27 anni che fa il sindaco, 27 anni, in provincia di Venezia, 30.000 abitanti. È un bilancio disastrato, come tutti i nostri sindaci quando arrivano. Questa semplicità, questa normalità sarà rivoluzionaria, è questione di tempo. Noi degli errori li abbiamo fatti, vedrete, nei prossimi mesi cambieranno un sacco di cose. Io non vi posso anticipare niente, ma cambieranno un mucchio di cose, perché questo è un movimento che esiste da 3 anni, si evolve continuamente, e in 3 anni abbiamo fatto già un'impresa, abbiamo portato persone che non avevano nessuna chance nei partiti, che ci avrebbero mandato tutti ad attaccare i manifesti mentre loro si spartivano i soldi e le cariche. Noi siamo entrati nelle istituzioni con un movimento libero e stiamo portando quelle istanze di milioni di cittadini italiani che sono stati ignorati per anni. Non è uno scherzo, non è uno scherzo, perché lo vediamo, la prova regina è il fatto che loro prima li criticavano i nostri programmi, poi hanno iniziato a fotocopiarli. Io sono sicuro che il suo sfidante ha un programma molto simile, ci ha fregato quasi tutto, perché è logico che quando vedono un movimento vincente poi cominciano a prendersi i temi. E a noi fa anche piacere se loro ce li copiano, però fa piacere se li realizzano, se invece li strumentalizzano soltanto ai fini elettorali. Sono sempre gli stessi. Quando siamo arrivati alla Camera, noi puntavamo proprio sul fatto di essere emeriti sconosciuti. Io sono stato eletto vicepresidente della Camera a 26 anni, tutti mi dicevano che non era possibile, che ci volevano esperienze ventennali per fare quel ruolo. Io non sono un superuomo, io mi sono messo solo a studiare perché, come tutti i miei colleghi, avevamo l'umiltà di sapere di non sapere. Ci siamo messi a studiare e io oggi la presiedo quell'aula. Per me è come un lavoro, ogni settimana la vado a presiedere. E non era scontato farcela. Però a un certo punto abbiamo forse realizzato che quello che ci ha rovinato in questo paese è proprio l'esperienza dei tuttologi, quelli che credevano di sapere tutto e di dirci sempre come si dovevano realizzare i problemi, invece ne hanno creati altri. Allora, giusto per dirvi le ultime cose, questa è una rivoluzione della normalità. A fianco a me un cittadino normale che osserverà le regole che ci siamo dati, riduzione degli stipendi. Parlate con una persona in questo momento che fa parte di un gruppo parlamentare che ha rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali solo perché ve l'aveva promesso in campagna elettorale, solo per questo. E non avete super cittadini che vogliono fare carriera politica, perché come tutti noi abbiamo 2 mandati a casa. 2 mandati a casa significa che non ti fai eleggere il giorno dopo, cominci a pensare a come farti rieleggere tra 5 anni, perché perdi di vista il programma e fai di tutto solo per mettere insieme voti, che sono 2 cose diverse. Se sei bravo passi alla storia, se non sei bravo passi il testimone. L'importante non è far fare carriera politica a Di Maio o a Cozzolino, ma realizzare il programma e risolvere i problemi per i cittadini. Questo è il cambio di paradigma. E quando in questo anno ho incontrato diversi ambasciatori dei paesi esteri come il Canada, anche degli Stati Uniti, loro volevano conoscere il Movimento 5 Stelle, utilizzavano me come incontro, come carica istituzionale, e mi dicevano: ma voi veramente avete preso tutti questi voti per un programma che noi abbiamo realizzato, per punti che realizzammo 20 anni fa?
E noi, grazie alla green economy, perché noi poi ci basiamo sull'ambiente, sui trasporti, grazie alla green economy, mi diceva l'ambasciatore canadese, noi importiamo i vostri ingegneri, ce li portiamo in Canada, voi ce li formate con le tasse dei vostri cittadini e noi ce li prendiamo, le vostre intelligenze, a costo zero. E ci derideva anche e ci diceva, voi siete dei pazzi, siete il paese con la più alta esposizione da energia rinnovabile, comprate energia da paesi europei che la producono con le rinnovabili e hanno meno esposizione di voi. Le soluzioni sono a portata di mano, ma non possiamo farlo solo dal governo centrale. Io capisco, a livello centrale questo paese è difficile da governare, la rivoluzione o l'evoluzione della gestione politica, delle politiche pubbliche, si fa dai comuni. Hai un sindaco che dà incentivi finalmente a quei cittadini che invece di costruirsi una nuova casa ottimizzano l'energia della propria casa già esistente, la ristrutturano. Noi vogliamo dare una mano alle aziende edilizie, ma gli vogliamo dare una mano in maniera sostenibile. Significa che devono poter lavorare in un campo che ha sempre domanda e non che arriviamo al punto come in Italia oggi, che abbiamo 1 milione di unità abitative inutilizzate. Cosa costruisci più? Devi ristrutturare l'esistente, e lo fanno in tutti i paesi, ed è quello che stanno facendo i nostri sindaci oggi con quei pochi fondi che hanno. E quando siamo arrivati alla Camera, noi avevamo imprenditori che venivano da un mondo, l'imprenditoria, dove si stavano suicidando tutti e si stanno suicidando tutti. 250.000 fabbriche chiuse dal 2001 in Italia, peggio di una guerra mondiale, peggio di una guerra mondiale. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di fermare l'emorragia della disoccupazione. Come? Con una norma. Io so sicuramente che voi avete sofferto le delocalizzazioni. Io vengo da Pomigliano d'Arco, la città della Fiat, c'era la Fiat, ha preso 70 miliardi di euro di fondi pubblici in questi anni e quando le cose non andavano più bene se n'è andata e ha lasciato migliaia di famiglie in cassa integrazione. Cosa abbiamo fatto noi? Una norma, forse è arrivata troppo tardi, ma che dice che se tu sei una fabbrica che prende soldi dallo Stato e poi te ne vai in Brasile, in Argentina e delocalizzi lasciando a casa le famiglie, devi restituire i soldi che hai avuto dallo Stato. E questa è legge dello Stato, grazie al Movimento 5 Stelle. È legge nostra, l'abbiamo approvata noi. Quanti disoccupati avremmo evitato se questa legge l'avessero fatta quegli scienziati bocconiani di Monti, di Berlusconi? Loro sono il passato, ma un passato che pesa sulle nostre famiglie, pesa sui nostri giovani. Noi le soluzioni ce le abbiamo realizzate, e quando arrivi al sindaco hai chiuso il cerchio. Abbiamo parlamentari in Europa, parlamentari in Parlamento italiano, in regione, e finalmente avremo, spero, perché sono scaramantico, spero, un sindaco a Civitavecchia. Noi li assisteremo, gli staremo vicino e gli forniremo tutto il supporto che servirà dall'Europa, dal Parlamento italiano, dalla regione. Abbiamo finalmente chiuso il cerchio e adesso possiamo ricominciare. Io vi parlerei per ore di risultati, 100 proposte diventate legge dello Stato in Parlamento in un anno, con tutti contro, ma voglio concludere dicendovi solo una cosa: la differenza tra noi e loro la fa la credibilità. Noi siamo quelli che sono venuti nelle piazze a parlarvi di un programma e di impegni e il giorno dopo abbiamo iniziato a realizzarli. Questi in 20 anni hanno sempre dimenticato il giorno dopo quello che promettevano il giorno prima, e nessuno mi può smentire su questo, nessuno mi può smentire su questo. Questa si chiama credibilità, ed è con la credibilità e l'onestà che governeremo il comune di Civitavecchia. Governeremo questo comune, lo cambieremo un po' alla volta con grande umiltà e soprattutto, come diceva Maglio, avrete un sindaco con la porta aperta che ascolterà le vostre idee e realizzerà quell'idea di città che tutti abbiamo in mente da 20 anni, ma che ci avevano sempre detto che non si poteva fare. Grazie a tutti e buonasera.